Buon pomeriggio con Vanity Fair, ancora con le Vanity Fair Quarantine Stories, in modo che abbiamo escogitato per farci e farvi compagnia. Io sono sempre Federico Rocca e come tutti i pomeriggi ormai siamo in compagnia di ospiti del mondo della cultura, dello spettacolo, del cinema. Quest'oggi un ospite molto importante del mondo della moda, un nome che forse al grande pubblico non dirà molto, però per gli addetti ai lavori è una vera istituzione, è una persona che ha inventato una parte della moda degli anni 80, 90 in avanti, che ancora inventa la moda. E stiamo aspettando la richiesta di partecipazione alla nostra diretta di Piero Piazzi, che è un talent scout, il talent scout per eccellenza delle modelle, che ha inventato le modelle, che ha scoperto le modelle più famose del mondo, tra le più famose del mondo. Ricordiamo Maria Carla Boscone, Marpessa, Monica Bellucci, Carla Bruni, insomma, il gotha delle top model degli anni 90 e di quelle anche di oggi sono state plasmate, è stato plasmato da Piero Piazzi, che è presidente di Women Management Milano e che stiamo aspettando qua in diretta con noi per sentire intanto come sta vivendo la quarantena, come tutti noi, e poi anche per capire con lui quali possono essere gli scenari futuri della moda, perché è un tema, come dire, caldo per gli addetti ai lavori e come dire, possiamo immaginare che molto verrà rivoluzionato, verrà stravolto, verrà cambiato, verrà forse anche, chi lo sa, migliorato dalla condizione nella quale stiamo vivendo. Controllo con voi se abbiamo ricevuto una richiesta di partecipazione di Piero, ma non la vedo ancora, allora lo aspettiamo per questo sabato pomeriggio. Ormai dire sabato è quasi superfluo perché tutti i pomeriggi sembrano uno uguale all'altro. Ci dicono ciao dalla California, ciao da Milano, rispondiamo. E sto controllando, strizzo gli occhi perché sono miope le richieste di partecipazione. Forza Italia, dice Riccardo, giustamente è sempre Forza Italia in questo periodo più che mai. Ciao da Roma, vabbè, insomma ci seguite un po' da tutti gli angoli d'Italia, non solo. E saluti dall'America, dal Cile, wow, chissà quando potremo provare ad andare in Cile, qui la vedo dura. Ciao da Villanova. Ale Calascibetta, grande Alessandro Calascibetta che salutiamo, però Piero Piazzi non si vede. Ciao da Viterbo, ciao da Napoli, potrei andare avanti così e fare tutta la cartina geografica d'Italia. Non vediamo Piero Piazzi, però sappiamo che ci sta. Ciao dal Brasile, beato te. E sappiamo che c'è perché l'abbiamo sentito pochi minuti fa al telefono. Perché non sottolineate più il fatto che non tutti sono a casa? E dove sono gli altri, quelli che non sono a casa? Forse qualcuno sta lavorando, ovviamente. Però diciamo, in teoria chi può dovrebbe stare a casa. Abbiamo trovato finalmente, il qua a casa, possiamo anticiparla, e il quale tra pochi secondi sarà in diretta. Eccolo. Scusate, non sono il massimo della tecnologia, io ci ho impiegato un po' prima di andare in diretta. Ciao Federico, come stai? Ciao, secondo me ci hai impiegato un po' per metterti perfetto, perché No, sei non sono perfetto, guarda, ero al sole a dormire assolutamente, sono tutt'altro che perfetto. No, no, sembri impeccabile. Come stai? assolutamente. Bene, devo dire bene, con alti e bassi, come è normale che ci siano per tutti quanti, grazie al cielo che ci sono, e pensando a quello che è stato, quello che oggi e quello che sarà, perché come penso io niente sarà come prima e noi soprattutto non saremo come prima. Per cui devo dire che fino ad oggi è venuto fuori il peggio e il meglio di noi stessi. E, io guarda, amo molto il mare, per cui ho fatto un paragone. L'altro giorno sto guardando tantissimi documentari sul mare perché mi manca veramente tanto. Il mare porta alla deriva col tempo tutti i detriti, tutte le cose che si porta per anni, prima o poi Arrivano. arriva. E a noi sta arrivando, se non è già arrivata, in questo periodo arrivano a riva tutte le verità.
tutte le verità che avevamo nascosto, tutte le verità che non sapevamo di avere, tutte le verità di desideri che non potevamo, non volevamo realizzare, ma che in questo momento magari realizzeremo. E è un periodo importante per tutti noi, secondo me. Ci dai tanti spunti di riflessione. Andiamo per gradi, però io vorrei, perché hai tanto da. Credo che tu abbia, come dire, elaborato molto in questi giorni. Ho lavorato molto da solo e con l'analista, per cui io dopo 10 anni di analisi ho ripreso in questo periodo a rivederlo e mi sta facendo, devo dire, molto bene. Davvero, via chat? No, via Skype. Ok, comunque vi vedete bene, Sì, insomma, questo è assolutamente. bello. No, io vorrei partire da un tuo post, però, che sembra. Mi è sembrata una forma quasi di autoanalisi da un post che hai pubblicato su Instagram pochi giorni fa e vorrei citarlo. Allungo lo sguardo di là perché non ci vedo niente. Hai parlato intanto di momenti di monotonia tra pianti alternati a risate in questi Io giorni. piango, sono felice di piangere, sono felice di soffrire, sono felice di essere una persona vera, ecco. Cioè, penso che più vero di così non possa essere. In questi giorni cosa ti ha fatto piangere, se vuoi dircelo, ma soprattutto cosa ti ha fatto sorridere, perché abbiamo voglia di sorridere più che di piangere. Beh, mi ha fatto, guarda, che, allora, partiamo dal sorridere e ridere istericamente. Sorridere e ridere istericamente mi hanno fatto sorridere e ridere istericamente i post di quelli che si fanno chiamare, ma effettivamente non lo sono perché non so che cosa possono influenzare influencer. Io ho degli amici influencer, pochi, ho della gente che rispetto e che seguo su Instagram, ma che stanno, devo dire, postando quello che è la loro vita familiare, quello che è la loro vita coniugale, quello che è addirittura, guarda, scusa, l'ho già detto, ma cosa ha fatto Chiara Ferragni? Quelli che stanno postando le mutande, i reggiseni, i muscoli, già non mi sono mai piaciuti, ma in questo periodo che si addirittura profanano medici, dottori e illusionisti contro il coronavirus, a me fanno molto ridere. Anche no, anche Mi ha no. fatto, mi fa sorridere questa sensazione in cui tutti devono essere le donne Bernadette Subirù che vedono la Madonna Lourdes, per cui sono diventate tutte buone, sante, perfette. Gli uomini, tutti il Papa, per cui io ti dico anche molto onestamente, Federico, io amo questa Papa, amo tutte le religioni e ho rispetto per tutte le religioni. Con l'islamismo ho un po' di problemi perché io amando, rispettando ed essendo anche coinvolto direttamente contro la violenza delle donne, sulle donne, ho dei problemi seri. A me è piaciuta molto l'immagine. Io l'ho vissuta come non come una benedizione, perché il Papa sa, face, ha fatto il suo dovere di Papa. A me è piaciuta molto, mi ha dato emozione l'immagine della solitudine, però io aspetto che la Chiesa, che è l'istituzione veramente più ricca che abbiamo a questo punto, in questo momento storico in cui c'è bisogno di tanti soldi, dia i soldi, perché quello deve essere. E questo mi ha fatto un po', cioè, pensare, ti ripeto, sorridere tutto questo buonismo per cui tutti sono immacolati, voglio vedere quando usciranno cosa, cioè avremo veramente, andranno tutti a Lourdes, santi, perfetti, precisi. Io al contrario mi sono guardato dentro a tutte le imperfezioni, a Infatti tutte le. un altro passaggio che mi ha colpito a proposito delle imperfezioni, secondo me è collegato nel tuo post, dice andrà tutto bene, ma nulla sarà come prima perché in primis noi non lo saremo, no? E in questo momento c'è proprio la grandissima possibilità che ci è data, come dici tu, di guardarci dentro, di conoscerci un po' di più, forse anche, di conoscerci meglio e di decidere forse anche di essere qualcos'altro nel futuro Bravissimo, che speriamo immediato, bravissimo, speriamo. esattamente quello che penso io. Ma di essere quello che non eravamo, di essere quello che avevamo paura di non essere, di essere quello che non avevamo paura di essere. Cioè, essere, secondo me, guarda, il lavoro non sarà più come prima, parto dal mio e parto da tutto quanto. Per cui dovremo anche, secondo me, approfittarne per capire che a parte i vestiti, i trucchi, le borsette, il parrucchiere, l'estetista, che in questo periodo non c'è stato, cioè vederci veramente senza completamente maschere, per cui accettare finalmente quello che siamo con le nostre fragilità. Le fragilità per me sono le cose più belle della vita. Io amo le persone fragili perché sono davvero vere, sono davvero profonde. E decidere di cambiare. Decidere di chiudere rapporti, di
aprirne altri, di perdonare o addirittura di, scusa la parola, mandare a fanculo una persona che proprio non ce la facevi, ma l'hai fatto. Cioè essere, io parlo di onestà, essere onesti con se stessi in primis, per essere poi onesti con chi ti relazioni nel tuo quotidiano, nella tua vita comune, assolutamente. Cioè, è un fatto di onestà. A me sta portando a essere tanto onesto con la mia famiglia, con i miei amici, mi ha portato a ricostruire dei rapporti vecchi di persone. Io non ho mai avuto tanti amici, ho milioni di conoscenze, ma trovo che l'amicizia sia un grandissimo lusso, per cui io la vedo come una questione di qualità più che di quantità. E invece ho riallacciato rapporti con amici che non sentivo da una volta, con persone con cui ho avuto, magari con cui posso aver avuto, anzi, ho avuto delle situazioni di amore negli anni passati, per cui oggi vivo un discorso di fratellanza e oggi io sono una persona che non sono più disposto ad arrivare ad accettare dei compromessi con me stesso. Io non è che impongo sono I am what I am, no, io sono quel che sono sicuramente, però con rispetto, con l'educazione, con la gentilezza e con sentimento che secondo me invece vedendo è un sentimento che amo tantissimo, la gentilezza, molto raro da trovare. Ma è come se tu stessi, correggimi se sbaglio, tra virgolette, denunciando quella che per tutti è la superficialità della moda, che viene ritenuta. No, 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 Federico, io non sto parlando di moda, io non è perché Ok. il fatto che io lavoro da 16 anni, quando ho iniziato a fare modello, per cui ne ho 56-40 anni nella moda, io parlo come persona, non ti sto parlando della moda. La moda è un altro discorso, secondo me la moda deve ridimensionare e pensare a un qualcosa che faccia sognare, ma accessibile a tutti, perché il sogno della moda deve essere comunque un sogno ma accessibile a tante persone, per cui non è neanche possibile, come ha detto poco tempo fa una tua collega, che tu vai in una via di lusso di Milano, di Roma, abbiamo un tempo loro condotti, trovi le borsette tutte uguali. Cioè la creatività e il talento, secondo me, deve venire fuori soprattutto per i giovani, ecco. Cioè, secondo me è anche giusto che, per quanto riguarda la moda, che le coscienze si aprano, che i grandi aiutino e aprano le loro porte ai giovani. Armani l'aveva iniziato a fare. Eh sì, parlavi di sogno e tu hai contribuito in modo veramente fondamentale a costruire il sogno della bellezza da metà degli anni Ottanta in avanti, no? Plasmando, dimmi se il verbo giusto è inventando o scoprendo alcune tra le modelle più famose degli ultimi 20-30 anni. Cioè, Beh, una quando modella le si. scopri, guarda, quando le scopri e non le vogliono, le inventi anche. Vedi Marpessa che aveva le occhiali, vedi Maria Carla Boscono che aveva gli occhi distanti, vedi tanti, anche Monica Bellucci all'inizio comunque non la vedeva nessuno, per cui andò in Francia e diventò, lavorò con Toscani per Elle, eccetera, poi venne in Italia e diventò Monica Bellucci soprattutto per il cinema, ma anche per la moda, perché ha fatto delle cose importanti come campagne con Steven Meisel di Dolce & Gabbana piuttosto che. Ma sai, è un qualcosa. Io non ho mai amato la bellezza, biondo, occhi azzurri, eccetera, lo sanno tutti, per cui la bellezza, secondo me, sta nelle mani, sta in un genere. Do importanza dei particolari, essendo una persona molto sensibile, che gli altri non denotano. Ecco, sta anche, secondo me, nel toccarsi una caviglia, quella è bellezza, secondo me. Magari la gente pensa che sia pazzo, però la bellezza sta anche nella gestualità, nello stile, che non è quello per forza principesco o reale, ma è un qualcosa che sta nell'animo e lo dimostri anche nel movimento. Quindi la tua capacità è stata quella, ti riconosci la capacità di aver individuato la bellezza delle donne che hai scoperto, ciascuna la sua bellezza, hai saputo leggere, diciamo, anche dietro lo schermo dell'apparenza. Io mi trovo se posso dirlo, qui detesto parlare di me stesso, una cosa che non amo mai, però io penso che la capacità sia stata quella di trovare la cosa migliore che facesse risultare bella una donna non bella. Ci Non è siamo da poco, come. Non è una cosa da capiti? niente. No, però vedi anche, cioè io anche trovo buone.
negli uomini, nelle donne, io trovo belle persone quando belle non sono. Poi la bellezza è un niente, cioè la bellezza è veramente un niente, ragazzi. Se la bellezza non è supportata dall'anima, per quanto mi riguarda è un niente, cioè assolutamente niente. Senti, tu hai lavorato da sempre con la bellezza, anche in prima persona, perché hai iniziato come modello, no? E quindi la bellezza ti appartiene e la sai riconoscere, appunto, sai individuarla, sai lavorarci, sai renderla anche business, no? C'è un aspetto veramente negativo della bellezza che le persone non belle non riescono neanche a immaginare. In che senso negativo? Un limite, cioè essere belli può avere dei prezzi da pagare Beh, che. sì, un limite. Se guarda, chiamiamolo amico, sì, perché è una persona che conosco poco, ma un amico, sta diventando un amico che poco tempo fa dicevo, e l'ho detto sulla mia persona, quando tu sei bello, non ti rendi conto di essere bello. Cioè, te ne rendi conto quando la bellezza sta iniziando a passare per gli anni, grazie al cielo, e vedi le foto magari di quando eri wow. Il limite della bellezza è il pensare e sapere di essere belli. Se tu ti senti bello e sai di essere bello, cioè fai la fine di quattro disgraziate che vediamo appunto sui social media, che fanno delle pose allucinanti, tirano fare queste bocche carnose, più delle volte si devastano. Il limite della bellezza è credere nella bellezza. E ti è mai capitato di lavorare con una modella che credeva troppo nella sua bellezza e che quindi si è, diciamo, autoeliminata, frenata? No, le modelle di solito non credono nella propria bellezza. Le modelle, beh, ce n'è una, so, una delle, un, non posso fare nomi, però, che crede molto nella sua personalità. A volte diventa molto aggressiva, per cui abbiamo scombinato più delle volte. Una modella, la modella più famosa al Quella mondo. famosa per avere un carattere, diciamo, Esatto. importante. L'unica modella che ho allontanato, pensa, l'unica modella che abbiamo mai mandato via. Ma poi siamo in ottimi rapporti, non c'è nessun tipo di problema perché grazie al cielo la vita non è fatta di rancori, ma di cose belle, ecco, per cui assolutamente. Parlavi del tempo che passa, no? Della bellezza che il tempo può condizionare, non trasformare, ma condizionare. E a te il passare del tempo pesa? Dà fastidio? Irrita? Sulla mia persona, Sì. abbastanza. Non sarei falso se dicessi no, non mi pesa. Mi pesa oggi, dopo questo periodo, il perdere delle occasioni più che il passare del tempo. Perché guarda, ho 56 anni, voglio dire, cioè quello che è stato, però sto pensando a quello che sarà, che deve essere più bello di quello che è stato. E quali occasioni hai paura di perdere? Che tipo di occasioni? Domanda imbarazzante. Sì. No, occasioni magari di viaggi, personale, ti sto proprio trasformando la risposta, eh. E no, occasioni di vita anche assolutamente. Io sono una persona molto fortunata, ho una famiglia oggi di tante persone, assolutamente. Sono stato sposato 18, cioè sono sposato da 18 anni e penso che la vita sia per me stata piena. Ho voglia di passare molto più tempo che non ho dedicato con me stesso. Cioè, si pensa, guarda, oggi ho sentito, io l'ascolto sempre perché è la mia canzone preferita, La cura di Battiato. Wow. E l'ho messa fra le mie storie di Instagram. E il mio commento è stato, avrei sempre voluto che qualcuno me la dedicasse e non me l'ha mai dedicata nessuno. E c'è questa frase, avrò cura di te, ok? Perché alla fine mi sento di essermi sempre troppo preso cura degli altri. Scusa, specifichiamo, non parliamo di cura fisica, io te lo sappiamo, ma molti non lo Certo. sanno. Chiaro, Di non non abbiamo. essermi mai preso cura di me stesso. L'ho fatto a livello. Beh, uno che ne ha analisi da 12 anni ci tiene comunque a sfondare, cioè si mette tutto in discussione, ma oggi ho voglia di fare veramente quello, di essere quello che sono, di non vergognarmi, perché guarda, molte volte, come ti ho detto prima, c'è un discorso di onestà,
per cui dire quello che voglio dire, fare quel che voglio fare. Io dopo, guarda, finita questa quarantena, sistemo le cose in ufficio, faccio quello che devo fare, ho voglia di riabbracciare con i miei colleghi, di stare con loro, di riabbracciare tutta la mia famiglia, i miei amici, di rivederli. E poi mi sono detto, voglio di farmi una vacanza da solo, sicuramente al mare, se si può in un'isola, dove voglio proprio, ho voglia di. Io amo molto fare il bagno nudo, non nudo, che entro in acqua nudo, mi tolgo il costume in acqua, almeno, voglio dire, non è una visione così catastrofica, ma di essere coi sassi, senza niente. Io, vabbè, sono uno che non so formare, grazie al cielo, al mare men che meno. Però voglia di stare, di avere il contatto con. A me il mare dà molto, forse perché l'acqua, noi nell'acqua viviamo 9 mesi, non scordiamocelo. Per cui l'acqua è un rebirthing anche, cioè un rinascere. C'è un mare specifico nel quale voglio andare, un angolo tuo, un posto tuo che senti tuo? No, no. So dove vorrei andare, ma vedrò se sì. Mi fa. Parlavi però anche di fare quelle cose, cioè di Beh, fare ma quelle lì è cose l'isola d'Elba perché mia moglie ha la casa lì, per cui da sempre andiamo lì, no? un Ecco. bellissimo mare. Non vorrei andare all'isola d'Elba, vorrei andare in un posto diverso, anche in un'isola vorrei andare. Speriamo di poterlo fare prima dell'esplodere dell'estate, insomma, ma ne Sì, siamo vorrei. abbastanza convinti, no? Speriamo, se non sarà male, speriamo. No, dicevi che voglia di fare delle cose. Ti vedo bloccato. No, ci sei, ci sei. Dicevi che voglia di fare delle cose che ti senti di fare senza aver vergogna di farlo. Quindi mi viene da pensare che fino ad oggi tu abbia avuto vergogna di fare certe cose, di pensare certe No, cose, di no. assolutamente. Ho usato la parola vergogna, però cioè, coraggio. Più che per vergogna è coraggio. Cioè, se io ho voglia, ad esempio, anche se ho 56 anni, ti faccio un esempio assurdo. Io credo che sto facendo una ricerca musicale dei miei vecchi pezzi che mi ricordano qualcosa, eccetera. A me piace molto ballare. Io sono, ti premetto, l'opposto di quello che la gente possa pensare, io detesto la mondanità. Io esco perché devo uscire per lavoro, per ruolo, diciamo, ma io sono una persona che detesta la mondanità proprio. Le persone che mi conoscono bene lo sanno. Io sono uno che amo molto la casa, gli amici, un bicchiere di vino, il silenzio, cioè mi piace molto l'intimità. Mi piace molto anche ogni tanto scomparire, anche se tu ti fai un'idea che Difficile. sono una persona estremamente mondana, perché i green carpet, queste cose qua, questo è il mio lavoro. E, anche se ho sempre cercato di matchare, di non essere mai dissonante, diciamo, pezzo nel lavoro, però purtroppo molte volte la dissonanza ci deve essere. Io l'altro giorno pensavo, e l'ho detto a un'amica di mia moglie, poiché. Voglio dire, l'ha detto subito a mia moglie, sono risultato pazzo perché in questa età c'è anche un po' di demenza senile. Io ho una grandissima voglia di andare a ballare, ma non andare a ballare in una balena, andare a ballare in mezzo ai giovani e alle giovani. Cioè, sì, ma sai cos'è? E qual è il Che, problema? beh, per molti c'è una forma di pudore. Io ho degli amici per cui se glielo dico mi chiedono se mi è andata via la testa. Cioè, poi è un periodo che a me i giovani stanno dando tantissimo, mi stanno insegnando tantissimo. Ti voglio anche dire che come stanno affrontando i giovani la quarantena in questo momento, io sto vedendo, sono più bravi delle persone mature, stanno tirando fuori una creatività incredibile. Le preoccupazioni di rimanere senza lavoro, di non avere lavoro, eccetera, li fa subito deviare su un progetto nuovo. E io appoggerò anche dei giovani sui loro progetti, ho deciso, proprio perché nella vita tu Ottimo. devi dare la possibilità a 360 gradi. Poi sai, adesso non ne abbiamo parlato, però io sono anche convinto nell'italianità, cosa che la mia famiglia soprattutto non è mai venuta fuori, e ci tengo molto che questa cosa venga accolta e venga, ne sono convinto io almeno. Ecco, infatti volevo chiederti, secondo te, parliamo anche proprio un po' del sistema moda del business della moda e di tutto quello, delle preoccupazioni anche che ci stanno, dire, travolgendo, perché il futuro più o meno immediato che ci aspetta sicuramente non sarà facile, speriamo che comunque possa essere positivo, ma a questo punto possiamo solo sperarlo, no? Tu credi che quando torneremo a essere, tra virgolette, liberi, l'Italia abbia come sistema proprio una chance per
tornare ad essere protagonista sul gradino più alto del podio delle capitali della moda, cioè possa viverla come possibilità, come opportunità. Allora, l'Italia lo può e secondo me lo deve diventare, perché se non lo diventa questa volta qua, credimi, io, cioè, sono anche disposto veramente a fare qualcos'altro o non fare niente e vivere per le poche cose che ho e fare un altro tipo di vita completamente diverso, magari su un'isola, guarda. Che non sarebbe male, Giorgio. Però io sono convinto che l'Italia ha il dovere in questo momento, ma a 360 gradi, perché guarda, io sono molto, ti ripeto, realista, cioè c'è il Papa, tutto quanto bello, ci sono state le canzonette, le strisce, la bandiera tricolore, eccetera, però io voglio vedere i fatti. Cioè, questo nazionalismo deve essere concretizzato, deve essere fatto in modo che la produzione, chiaramente io penso anche che ci sia una revisione di tutti quelli che sono i costi, anche a livello di proprio costi di vita. Mi auguro che ci sia almeno questa, ci deve essere, perché non puoi pensare assolutamente a delle situazioni economiche, sì, per i ricchi, per i billionaire, per i milionaire, ma per la gente normale che ha Chiaro. un ceto medio, diciamo che quello che acquista e che dà in termini di reddito, non c'è una situazione assolutamente favorevole. Per cui io penso e spero che ci sia un discorso di unità vera, concreta, a livello di produzione, a livello di filiera, dall'inizio alla fine completamente italiana, per poi eventualmente esportare e importare il talento italiano o esportarlo. Cioè, io trovo che ci debba essere assolutamente, questo è un dovere, a 360 gradi, non solo nella moda. La moda rischia, se continua a fare, beh, la moda italiana già negli ultimi anni non è che splendesse, non dava spazio a nuovi talenti, a nuovi giovani, assolutamente. L'Italia ha dei talenti meravigliosi, secondo me. La possibilità anche di essere, ci devono essere più borse di studio quando ci sono degli istituti che, l'ho saputo proprio ieri, costano 25-30 mila euro per un corso per fashion design, mi sembra una cosa veramente assurda. Deve essere data la possibilità a tante persone e deve essere molto più democratica. Non trovo che l'Italia sia un paese democraticamente giusto dal punto di vista lavorativo e soprattutto nella moda. È un paese estremamente vecchio. Gli stilisti di un certo tipo oggi danno le donazioni per quello che è il futuro dell'Italia dal punto di vista coronavirus. Devono dare veramente la possibilità ai giovani di nascere, di crescere, di essere coltivati, perché l'Italia è piena di talenti che sono stati esportati. Nessun talento italiano è nato in Italia. Riccardo Tisci, io lo conosco da quando aveva 18 anni, è un amico. Ha iniziato a Londra, poi ha fatto il Marchese Coccapani qua, la sua sfilata Riccardo Tisci qua, che è poi Givenchy, ma tutti, Giambattista Valli, cioè Maria Grazia Chiuri, cioè noi abbiamo sempre, beh, le modelle, scusa, Monica Vitti, Esatto. Carla Bruni, Maria Carla Bosconi, Vittoria Ceretti, Chiara Scesi, sono tutte comunque diventate famose all'estero, non in Italia. E perché non siamo capaci, secondo te, di valorizzarci per quello che Perché siamo? siamo estremamente provinciali, tutto quello che è estero è molto più bello di tutto quello che è italiano, cioè no, è questo, è il nostro limite. La Francia non è così, l'America non è così, guarda, mi dà veramente anche fastidio, perché poi il popolo americano è un popolo senza cultura, con un'ignoranza di sentimenti immensa, e alla fine però sul lavoro sono pazzeschi, cioè riescono a essere sempre i numeri uno. Questo è disarmante. Da noi, se non è un fotografo straniero, beh, è inutile che faccia gli stessi discorsi che ho già fatto, che faccio e che farò Però è finché così, però. la situazione è così. Beh, io stesso quando facevo il modello, iniziai in Italia, lavorai però all'estero, lavorai con Skrzydlewski, con Rift, con fotografi di un livello pazzesco, cosa che in Italia successe dopo Non è. che ho in bilico il telefonino. Scusami che stava cadendo, Federico. No, parlavi, scusami, prima della filiera della moda, no, della produzione, eccetera, eccetera. Il punto finale di questo percorso è quello del rito collettivo della sfilata. Stiamo già con la testa a settembre, perché ormai diciamo, le sfilate maschili di giugno possiamo tranquillamente dimenticarcele. Ecco, anche a settembre si riflette sul fatto che probabilmente qualcosa di una nuova formula, qualcosa di Ma nuovo sicuramente, cioè, è. ripeto, il mio discorso iniziale è stato se la gente, ma la gente, questo parlo non solo della moda, Federico, a 360 gradi, pensa di ritrovare, uscendo dalle proprie porte, quello che c'era prima, no.
Cioè, Ma tu cosa ti immagini? io mi immagino un reinventarsi tutto, un reinventarsi anche noi, un adattamento. Io sai cosa mi immagino? Io sono uno che i ragazzi del mio ufficio lo sanno, io sono un grandissimo team worker, cioè a me piace lavorare in gruppo, io detesto i one man show, detesto il protagonismo e detesto soprattutto l'essere egocentrici, mi piace condividere con gli amici, mi piace proprio a livello lavorativo condividere. Secondo me bisogna imparare a condividere e la condivisione secondo me dovrebbe venire anche dal punto di vista politico, perché se condividesse la destra il bene della sinistra e viceversa, saremmo in un mondo estremamente migliore. Purtroppo, sai, c'è tanta presunzione, c'è tanto delirio di onnipotenza, penso. E io, guarda, detesto, come nelle coppie, detesto quello che vuole primeggiare rispetto all'altro nell'amore, e è una cosa che proprio a me dà fastidio. Cioè, nel mondo siamo tutti uguali, camminiamo tutti nello stesso suolo. E la moda dovrebbe condividere fra i vari. Non scordarti una cosa, Federico, l'Italia non ha mai fatto sistema. Il Questo è il sistema moda problema, forse. non è mai stato, il sistema moda non è mai esistito. Dovrebbero davvero iniziare tutti quanti a dare il meglio di sé per dare il meglio l'un con l'altro, perché quello che hai tu e non all'altro, se è condiviso, porta del bene È un all'altro. arricchimento, no? Assolutamente, è un arricchimento del collettivo, cioè lo diventa. Ma tu non hai l'impressione che questo stop imposto non sia stato altro forse che un'opportunità per scoprire come quello che ci sembrava attuale ieri in realtà fosse già vecchio e non volessimo ammetterlo per pigrizia, comodità, convenzione, eccetera. Cioè, probabilmente ci siamo svegliati da una situazione, parlo della moda, del sistema moda, di una condizione che era vecchia, semplicemente, e che aveva comunque Allora, bisogno di essere reinventata. scusami, il vecchio, c'è del vecchio che è molto meglio del nuovo. Si è voluto fare il nuovo senza tenere le cose buone del vecchio, cioè la rivoluzione, come se, capito, la distruzione totale. Io sono uno che, cioè, tieni buono quello che era una volta. Magari io sono uno molto all'antica per certe cose, felice di esserlo, ma questo anche sul mio personale, però non butto mai via niente, cioè poi butto via e faccio degli sforzi, perché io, guarda, dettaglio frivolo, sono vergine, di segno, ma grazie a... No, aspetta, l'ascendente leone, che è uno dei miei segni preferiti, sono molto più leone che vergine, per cui mi salvo. Però tengo quello che c'è di buono del vecchio. L'Italia deve sempre, cioè l'Italia, il sistema moda in generale deve sempre rivoluzionare tutto. E fa casino, come le modelle, vedi, le modelle secondo me, cioè la stessa cosa delle modelle. Le modelle si sono spostati solo a quanti followers hanno per seguire il discorso delle sorelle Hadid, di Ecco, Kendall parliamone. Jenner, piuttosto che... Non è sano, perché tu, come della tua vita, scusa, io ho 56 anni, io nella mia vita non butto via niente, rifarei tutto quello che ho fatto, anche le cose che ho sbagliato, però le esperienze positive che ho avuto nel passato fanno parte anche del mio presente, del mio essere oggi. E in questa quarantena, a proposito, fai anche delle cose, dici anche delle cose che in tempi normali non faresti o non diresti. Io rifarei tutto quello che ho fatto anche in questo tempo di quarantena, perché comunque fanno parte della mia anima, cosa importante. La moda, anche nelle modelle, è andata che i clienti ti chiamano e ti dicono quanti followers hanno. Cioè non c'è più la modella in quanto bella, in quanto fotogenica, in quanto è un'immagine che ti dà emozioni, perché di emozioni parliamo alla fine della fiera, è un qualcosa di meccanico. Questo è estremamente fastidioso, secondo me. Però non è un passaggio in più, cioè voglio dire, il numero di follower dipenderà pure da qualcosa e ti chiedo, non dipende da un Beh, fascino, allora scusami, adesso, chi ha cioè, presa sul pubblico? dovremmo iniziare a fare una Provocazione. un'altra ora. Allora, il numero di follower di una persona, scusami, dipende da tutto e da niente, perché io ho sempre pensato che io solo Instagram, e mi basta e mi avanza, perché io amo molto Instagram. Io trovo che comunque dal momento in cui tu posti una cosa e pensi di essere solo
con quell'attrezzo dove io ti vedo adesso, che è il telefonino, ma sei col mondo. Per cui è una grandissima responsabilità. Infatti vengono fuori delle robe atroci, cioè è un messaggio che dai. Se tu pensi che hanno milioni di followers, scusami, mi permetto, io conosco la mamma, mi è simpatica tutta la famiglia Kardashian, cioè interrompiamo questo discorso e abbiamo capito tutto. Cioè i milioni di followers non vengono date per la qualità che tu dai, ma per anche guarda, mi vengono fuori delle parole che non sono corrette, però non Trovane voglio pronunciare. una, come dire, una parola che sia accettabile. Cipperia, cipperia. Per Cipperia. Quindi diciamo che oggi paga la cipperia, cioè di un tanti certo. versi sì, per tanti versi sì, per Però tantissimi versi sì. diciamo che la cipperia, come l'hai definita tu, e capiamo cosa vuole significare questa parola, sta influenzando, ha influenzato molto anche sui canoni di bellezza attuali, no? Grazie o a causa delle Guarda, Kardashian, Federico, però ti chiamiamole dico anche una Kardashian roba. per. Le ultime sfilate che per me sono state, lasciamo stare le collezioni, ma a livello di immagine, a livello di modelle, sono state estremamente significative. La stagione prima ancora, ma questa definitiva, c'è stata una mescolanza di donne di qualsiasi tipologia e di qualsiasi età, se tu hai notato, non so se l'hai notato. Sì. Ed è un messaggio, secondo me, di avanzamento totale. Cioè, se tu ci pensi, c'era anche un discorso veramente di. Lasciamo stare che poi c'è stato, vabbè, io sono stato il primo che ha preso la responsabilità di rappresentare, di proporre una modella transgender lì a Ceresi. Però c'è anche, io trovo che finalmente il mondo sta davvero prendendo quel colore arcobaleno che tanto amo io e non è più rosso, nero, giallo. Cioè ci sono voluti anni perché la moda accettasse le modelle di colore, ci sono voluti anni per le asiatiche, oggi finalmente vediamo anche donne di una certa età che danno un messaggio, che sono poi quelle che rappresentano il consumatore finale, se ci pensi, perché non è la ragazzina. Sì, Gucci, io Va bene. so dai miei amici più giovani che Gucci lo comprano tutti, non so come facciano perché ha dei prezzi allucinanti. Però io trovo anche che c'è, io poi sai, nonostante tutto non amo le firme, cioè io mi vesto soprattutto di un paio di stilisti che con quello che addosso non sembra neanche stilisti, perché io ho un modo molto estremamente normale, non amo certo Borchi, Lustrini, eccetera, e non sono certo nemmeno classico. La cravatta trovo che sia un accessorio che già ti stringe la gola, per cui figurati, io che sono molto frito, Libero, no, sono non è non è. roba per te. E secondo me, il messaggio, se tu ci pensi, quella cipria di cui parlavamo, sì, ma va anche a un certo tipo di target, le ragazzine, cioè sono le ragazzine che amano quella roba lì, i ragazzini che amano quella roba lì e non gli Ma adulti. forse non è neanche un caso che nelle ultime 2 o 3 stagioni abbiamo visto tornare fortunatamente in passerella anche le È grandi top quello degli che ti stavo anni dicendo, cioè 90, guarda Balletti. Etro, ma Etro, Versace stesso ai tempi con la, vabbè, la Shalom, che Sì, tra l'altro tutte le abbiamo viste ritornare. iniziò con me. E Stefani Seymour, cioè le abbiamo viste ritornare perché c'è voglia. Io penso che riportare il glamour in questo momento storico sarà molto difficile perché il glamour è qualcosa che ti splende, molto shining, eccetera. Io penso che ci sarà, noi saremo più glamorous inside, almeno chi lo vuole essere, nel senso che le nostre anime facciamo risplendere più nel bene e nel male. Cioè, se uno è uno stronzo, che abbia il Lo sarà coraggio di ancora di più. stronzo, ma meno male, voglio dire. Ti ripeto, a me questo buonismo mi imbarazza, come ti ho detto prima. E la moda, secondo me, dovrà anche far qualcosa, presumibilmente vedendo anche gli archivi vecchi. Dolce & Gabbana non ha mai smesso di farlo, che sia portabile, cioè che lo si possa permettere di mettere una donna di Chiunque. qualsiasi età e anche trovare anche il gusto della semplicità, perché fare la moda semplice ma di grande gusto è la cosa È più molto difficile che sia. complicato, è È molto complicato. molto complicato, molto complicato. Vorrei farti la domanda dell'uovo e della gallina, cioè, secondo te sono i canoni che vediamo in passerella a riflettere quelli che sono i canoni di bellezza della società o
viceversa la società ad assorbire dalla passerella, farsi ispirare dalla passerella No, e riproporre per canvas? la società non si fa più ispirare dalla passerella perché la società una volta si faceva ispirare dalla passerella perché, sai, ricordati che non c'era internet negli anni 90, per cui il cinema non era così procacciatore di giovani talenti sia al maschile che al femminile, per cui non era, le modelle erano viste come qualcosa di iconico proprio perché non c'era niente. Oggi c'è tanto e tutto. Trovo che la società non si fa ispirare dalla passerella. Trovo che la passerella, con questo discorso di opening minds, di portare in passerella appunto questo multietnico, multirazziale, multiage, si stia facendo ispirare finalmente da quello che è il mondo. Io lotto Dalla realtà, sempre, dalla banalmente. realtà, cioè io lotto sempre per quello che è. Noi siamo un paese estremamente retrogrado dove tuttora le coppie omosessuali non possono avere figli se non all'estero, devono andare piuttosto che, cioè, un paese abbastanza disperato, trovo. È vero che c'è la Chiesa, però insomma. Ci chiede una amica che ci sta seguendo che cosa deve avere una giovane modella oggi per colpirti. Che cosa? Deve avere una giovane modella, una giovanissima Ma guarda, modella che oggi per cosa non colpirti. è oggi, è ieri, oggi, domani, la personalità. La personalità, perché la personalità è tutto. Tu puoi essere la donna più perfetta e più bella del mondo, ma se sei brainless, scusa la parola, e se sei vaga e vacua, non vai da nessuna parte. La personalità, sapere dire qualcosa, saperti imporre, sapere essere qualcosa oltre che apparire qualcosa. Tu ovviamente hai personalità, come definisci la tua personalità? Come la racconti in poche parole? Questo è il vero momento di autoanalisi, eh? Sono fragile, amo molto l'amore, troppo, sono uno innamorato dell'amore e il mio motto è sempre It's all about love e spero di vivere tutta la mia vita d'amore. L'amore non vuol dire solo l'amore per un uomo o per una donna, l'amore è anche l'emozione di essere dentro al mare, di nuotare per quanto mi riguarda, il discorso che ti facevo prima. Oggi mi piaccio, ci ho impiegato tanto, ma oggi mi piaccio e mi rispetto molto e mi rispetterò molto più da oggi in poi. Ci sta facendo i suoi saluti anche la tua creatura Maria Carla. È lì Maria Carla, mio È lì. amore. Lei è per me una figlia, una sorella e tantissime cose insieme. Noi litighiamo, ci abbracciamo, discutiamo. Maria Carla per me è uno dei regali più belli che mi abbia fatto la vita. Noi abbiamo Maria Carla è una delle poche persone che sa tutto di me. Figurati che mia moglie all'inizio, facendo le pubbliche relazioni in un modo, Maria Carla lo sa, in un modo molto, ha avuto 3 figli, per cui abbandonato, ripreso, abbandonato, poi come era gelosa di Maria Carla. Perché non capiva questo rapporto. Maria Carla per me è. Io sono convinto che io e Maria Carla invecchieremo assieme, nel senso non che non invecchierò con mia moglie, farà parte di sempre che ci sia una moglie, che non ci sia, eccetera. Maria Carla ci sarà sempre. Cioè è un qualcosa che fa parte proprio, che mi piange sulla spalla, le piango sulla spalla. Maria Carla ha tutta l'intimità mia. Più totale, anche quella nera, se ho un'intimità nera, non so, ognuno di noi ha Beh, tutti ce l'abbiamo, un certo, qualcosa, no? guai. Maria Carla e Alessandro che tu conosci, Alessandro Caracibetta, che è un mio grandissimo amico e mio E fratello. c'era prima, infatti, ci ha salutato. Alessandro è il mio fratello ritrovato. E hai detto che Maria Carla sa tutto, 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 tutto di te, Tutto, tutti i tuoi segreti. Ce ne tutto, tutto, tutto. racconti uno Un segreto? tuo, una cosa che non hai mai raccontato, anche un aneddoto stupido che però, niente, cogliamo l'occasione della quarantena per No, svelarci. non posso. Sono segreti. Piccolo. Ma no, sei curioso? No, un segreto mio? No, 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 sono segreti. Ma Io non sono una tuo, va persona. benissimo, un segreto di Naomi, preferisci No, così, non posso carriera. neanche. Guarda, io ti dico una cosa. Io in 35 anni che faccio questo lavoro ho avuto
almeno 7-8 proposte di lavoro, di scrivere un libro con diverse case editrici. Quando arrivavamo alla stesura del contratto, eccetera, in due era molto serie, molto avanti, anche due case editrici grossi, c'era sempre quella cosa in cui io comunque avrei dovuto raccontare, chiaramente legalmente protetto dalla casa editrice, i fatti privati delle modelle. Ma non lo farei neanche se mi proponessero 100 milioni cash, perché non è possibile, guarda, non è assolutamente possibile. Scusa, era Lea che mi stava chiamando. Il rispetto per quello che è un qualcosa che hai vissuto con una persona lavorativamente, lasciamo stare privatamente. E io è difficilissimo che dia una parte di me perché proprio ho paura. La do paradossalmente, è successo che l'ho data recentemente a persone che non conosco, ma di cui non so perché ho fiducia completa, di mie confidenze molto profonde e personali. Ma ho la fiducia piena, probabilmente di persone di più che conosco da 30 anni. E secondo me, cioè, raccontare un qualcosa di una modella che ha fatto o non ha fatto, non potrei mai, non fa parte della mia persona, forse perché sono arrivato nel mio piccolo a essere rispettato nel mio lavoro, perché ho sempre rispettato, il rispetto prima di Anche tutto. per questo. Facciamo così, però, se mai un giorno succederà che scriverai questo famoso libro, saremo i primi a saperlo e ci Ma racconterai quello assolutamente sì, voglio affare fatto. Ti faccio un'ultima domanda. Il mondo delle modelle è un mondo molto strano, dei modelli, delle modelle molto strano perché è l'unico mondo, forse mi viene da pensare, nel quale la discriminazione sui pagamenti, sulla visibilità, come dire, sui salari è opposta rispetto alla norma, cioè le non è l'unico modelle, mondo. No, scusami. no? Scusa se interrompo. Il calcio. La moda nasce come femmina. La moda nasce come femmina. Le sartorie di moda, eccetera. La moda è femmina. Il calcio nasce come uno sport maschile. Le calciatrici prendono esattamente in proporzione quello che le modelle prendono in più rispetto ai modelli. Le calciatrici rispetto No, ai esatto, voglio calciatori. dire, il mondo della Cioè, moda la è moda uno dei. nasce. Allora, poi è diventata maschile, gli stilisti hanno fatto successivamente le collezioni maschili. Scusate, ma io fumo come un turco. D'altronde il discorso di prima. Prima non mi mettevo a fumare perché mi vergognavo. Adesso sono come sono. La Ma va trasparenza bene è così, ma ci questa. piace per questo. No, è un discorso di priorità. Cioè, come nel calcio, nel rugby, in tante situazioni la moda è più femminile che maschile, di conseguenza c'è una dissonanza. Si sono fatti dei piccoli passi. Io sai dove sono molto felice? Me ne sono accorto dopo che è uscito adesso l'articolo di Milano Finanza. A me hanno scritto in privato, e ho iniziato anche a seguire dei modelli italiani che non conoscevo, d'un'educazione, d'una profondità, d'una cultura nell'esprimersi, non posso giudicare la loro cultura generale perché non li conosco. Incredibile. Molto meglio delle donne. Le donne sono un po', ma sai, le donne sono un po' più, beh, le bambine, i bambini, le bambine quando crescono, i bambini giocano la mattina, le bambine sono un po' così, no? Sono più, si vezzeggiano, sono più gnè gnè. E invece devo dire, ho trovato nel mondo della moda maschile, dei modelli maschili, una gentilezza d'animo. Io ho un periodo che sarà perché sto guardando da questo sentimento a cui ho sempre tenuto tanto e ho impiegato tanto per dargli un valore, che è la gentilezza. Voglio sperare, e la sto ritrovando le poche volte che esco, nel rispettare le file, nel salutarsi, eccetera, che davvero questa pandemia e di conseguenza questa quarantena ci porti a un qualcosa. Ma non c'entra niente buonismo, ma essere delle persone gentile, concrete, leali e soprattutto oneste, oneste a 360 gradi, ma onesti con noi, con i nostri sentimenti, a magari scelte che non avresti dovuto fare nel bene, nel male. E soprattutto, sai cosa mi auguro? Che la gente che ha congelato l'amore, che non ha storie d'amore da tanto tempo, perché ridi anche tu, sei uno di quelli? No, perché penso che dopo 2 mesi di astinenza uno l'amore proprio bisognerà schivarlo quasi quando si esce da qua, cioè ci Non investirà. parlo di sesso, Bellissimo. parlo d'amore. No, no, certo. Parlo d'amore. No, no. L'amore, che è la cosa più importante. C'è tanta gente che ha paura di tornare a amare perché ha avuto esperienze traumatiche, eccetera. Cioè, a quest'ora sarei veramente congelato perché all'inizio non me ne è andata a buca una. Per cui, però,
ritorniamo veramente a fidarci degli altri e ad amare. C'è una Comunque, cosa guarda, importante. secondo me adesso non so sul fronte dell'onestà, però sicuramente sul fronte della gentilezza faremo dei passi Onestà, io avanti parlo sempre già onestà con con me. me. Io, Fede, onestà parlo onestà con noi stessi, eh. No, certo. Onestà per realmente come siamo. No, Cioè, è certo. inutile che io penso che veramente, io mi auguro che tante maschere siano cadute o cadranno dopo questa, perché altrimenti, cioè, se la gente, io ho paura, se mi ritrovo uno che è esattamente uguale e boh, non lo so, Ma no, anche non... perché stando da soli, portare la stessa maschera da soli per settimane è talmente tanto faticoso che uno, anche senza volere, deve smollarla, no, la Vedo maschera. che Quindi... tanti influencer comunque questa quarantena non l'ha fatto assolutamente bene, perché sono ancora lì a mostrare i loro muscoli, le loro tette e le loro bocche. Ognuno mostra un po' quello che ha, no? Sì, o quello che vorrebbe avere. O quello che vorrebbe avere. Ti faccio le ultime due domande. La prima è una domanda che mi piace fare a tutti gli ospiti che ci vengono a trovare, ed è ovviamente una metafora. Ti chiedo cosa vedi dalla tua finestra, cioè cosa c'è fuori dalla finestra di casa tua? Realmente? Ma anche O metaforicamente. metaforicamente? Me stesso. Ah, Non ci bellissimo. sono mai stato. Sei sempre stato dentro, in casa, quindi adesso No, mi tu. c'è sempre stata mia moglie, i suoi figli, i nipoti, eccetera. Adesso vedo me stesso per in avanti. Senti Piero, la primissima, proprio la primissima cosa che farai 10 minuti dopo che ci diranno che hai potuto uscire di casa, è finito? La primissima, beh, La primissima. corro a lavorare, sistemo le cose, appena posso parto per l'isola, quel che sarà. Ne Quel famoso mare di qui sopra. E ho tanta voglia. allora non ti auguro buona Quaresima, ma ti auguro buon viaggio, perché a quello pensiamo, non ai giorni che ci allontanano dal viaggio. Ti ringrazio ancora per la compagnia che Grazie mi hai Federico, è fatto, stato per davvero un le... piacere, è stata una bellissima chiacchierata per me. per me, e secondo me questa chiacchierata servirà molti per fare quel click, per veramente farsi venire voglia di superare dei Non limiti. abbiate più paura ad amare, i fantasmi, il terrore, eccetera. Basta. Non abbiate paura più di osate. Ecco, osate. Osate e spaccate il culo a tutti. No, Oppure fermiamoci ad usate, che va bene. nel senso, scusate, ho usato una metafora tremenda al mondo in quel senso. Al Beh, io poi mondo. sono uno molto, vedi come sono, di gesto, scusate, al mondo nel Al senso mondo era una metaforico. metafora, Madonna mia, chiaramente. era una metafora. Chissà, Piero. meno male che non c'è Striscia la Notizia su Vanity, perché altrimenti Ma saremmo vedrai ancora che tutte lì. ci arriviamo. Ci stiamo tracciando. Grazie Federico, A è stato un te, grazie grandissimo davvero. piacere. Bacio. Ciao, Ciao, grazie. ciao.